Ciao a tutti amici di Gamesurf, siamo ancora una volta nella sede italiana di Microsoft e questa volta entriamo un po' più nel dettaglio di quelli che saranno i giochi, insomma, che partiranno con la console al lancio e cerchiamo di capirne un po' di più insieme a voi. Con noi abbiamo un ospite che ci Ciao. parlerà dei giochi, puoi dire ai nostri utenti chi sei. Sì, mi presento, mi chiamo Massimo, lavoro in Microsoft nel gruppo Xbox e seguo giochi e accessori. Perfetto, allora abbiamo parlato poco tempo fa con Evita Sì. riguardo al lancio della console e a tutti i servizi che saranno lanciati insieme alla console, ma essendo una console di gioco, Cosa si fa con la cosa si fa? console? Esatto, si gioca. Si gioca. E abbiamo visto dalle tre in poi che insomma Microsoft supporterà con dei titoli first party molto importanti Sì. il lancio della console. Prima di addentrarci un po' nel dettaglio del singolo gioco, ci puoi fare una panoramica, insomma, il tuo punto di vista sulla lineup di lancio first party della console? Allora, la nostra lineup di lancio è fortissima. Abbiamo vinto anche molti premi negli ultimi all'IFRI o a Colonia, con Forza, con Dead Rise, con un gioco che arriverà anche brevissimo, si chiama Titanfall, che lo stiamo tutti aspettando, che è in esclusiva su Xbox 360, Xbox One e sulle piattaforme Microsoft. Quindi, la nostra, e sono anche tanti giochi che non mi risulta ci sia stato mai un lancio con così tanti giochi da parte di Microsoft. Quindi first party in particolare abbiamo Forza, Dead Rising 3, che si piazza più o meno 10 anni dopo quello che è successo a Dead Rising 2, poi abbiamo un gioco un po' più per bambini, tra virgolette, che sfrutta il Kinect, quindi Zoo Tycoon, gioco di strategia che non è proprio per bambini, ci sarà da impegnarsi. E Rise, naturalmente, che è il giocone, noi abbiamo avuto, fai conto, al lancio di Xbox One, Master Chief. Xbox 360 c'era Marcus, di Gears of War, e al lancio di Xbox One abbiamo Marius Titus, di Rise. Quindi i nostri protagonisti iniziano sempre per M al lancio di Poi insomma, Xbox origini italiane, One. che ti Origini voglio italiane, dire, anche siamo in Italia, orgoglio, Rise, il gioco romano, sarà orgoglio. importante. Perfetto. Rise, come dicevi, è forse il titolo che fra tutti spicca un po' di più nella lineup first party e anche la nostra utenza l'ha identificato come il titolo di riferimento, soprattutto a livello visivo, per quello che Sì. ha da offrire Xbox One. Con qualche piccolissima critica riguardo al gameplay che comunque Crytek ha evoluto da quando l'ha Su mostrato Quick la prima Time volta. Event al gameplay, Esatto. sì. Puoi dirci qualcosa più nel dettaglio riguardo a Rise, insomma, tu che sicuramente l'hai giocato molto più di noi, magari. Non così come vorrei, perché ancora le build sono in evoluzione. Comunque, Crytek ha fatto un gioco che vuole essere proprio il punto di riferimento per la grafica per Xbox One. È vero, durante l'E3 ho visto qualche commento sul Quick Time Event che comunque è cambiato rispetto a quello che è stato presentato. Se vi ricordate, nel video c'era il pulsante da schiacciare per fare l'esecuzione sull'avversario, adesso non c'è più una cosa del genere perché sembrava troppo facile da giocare. Rise non è assolutamente un gioco facile, è un gioco molto profondo dove si impersona Marius Titus, che è un soldato che deve vendicare la morte della propria famiglia, quindi entra nell'esercito romano e ripercorrerà parte della storia di Roma, dalla Bretagna fino allo stesso Colosseo a Roma. Durante questa campagna ci saranno molti combattimenti che dovrai fare e mentre combatti vedrai un alone colorato intorno all'avversario e tu a seconda di quando schiacci il pulsante relativo al colore che compare, la precisione che avrai un punteggio e un'esecuzione diversa. Ci sono quattro livelli differenti di esecuzione e in base alla tua precisione il tuo personaggio aumenterà più o meno i punti di esperienza e quindi potrai crescere o no. Quindi Una non cosa è un più gioco così, dinamica, è una cosa quindi. dinamica. Tutta questa crescita e tutta questa personalizzazione poi la troverai anche attraverso Smart Glass, che è un'applicazione che può andare su smartphone o su tablet, qualsiasi tu abbia, dove tu puoi comandare Rise, lanciare multiplayer, personalizzare il tuo personaggio, scegliere come vestirlo, comprare eventualmente altri features, oppure vedere la mappa e quant'altro. Quindi Rise vuole essere sia da un punto di vista grafico un riferimento, da un punto di vista tecnologico un riferimento, quindi è vero, è un nostro gioco di punta, ma se andiamo a vedere anche gli altri, non saprei dirti qual è quello più aspettato, perché anche Forza è un gioco cinematografico dalla qualità visiva notevole, oltre che simulativa, e Dead Rising è un gioco hardcore perché gli zombie ovviamente spaccano, l'abbiamo visto come sono nei telefilm, nei film e nei videogiochi. Chi ha giocato a Dead Rising 1 e 2 ora sicuramente giocherà al 3. Perfetto. Mi hai anticipato. Sì, scusami, No, non hai fatto volevo. benissimo perché appunto
tantissimi giocatori, oltre a Rise, aspettano Dead Rising, che insomma è un franchise che ha sempre riscosso molto successo sin dal primo capitolo, sì. E che hanno trovato con la presentazione fatta durante l'E3, che poi si è portata, sì, avanti con Colonia e varie prove, varie anteprime che la stampa ha potuto visionare nel corso di questi mesi, come un titolo estremamente massiccio, che dimostra quanto insomma Xbox One sia in grado di gestire come quantità di personaggi su schermo e di cose da fare. Insomma, anche tu penso sia rimasto colpito da questa cosa. Quando provi a giocare a Dead Rising, allora innanzitutto, per chi non lo sapesse, Dead Rising è ambientato 10 anni dopo Dead Rising 2. Siamo in una città enorme, sono 4 distretti messi assieme. L'ampiezza totale di questa città è maggiore della somma della mappa di Dead Rising 1 più Dead Rising 2, per dare un'idea. Noi siamo un meccanico con uno strano tatuaggio e un passato misterioso, dobbiamo fuggire da questa città, non abbiamo più, tra virgolette, i 3 giorni di tempo come nei Dead Rising precedenti, magari alcuni non gli piaceva. C'è comunque una funzionalità che si chiama Nightmare, che mantiene questo time lap preciso, mm-hmm, per cui devo per far scappare i 3 giorni, quindi è più rilassato come gioco, posso cercare tutti gli achievement, tutti i segreti del gioco. E come dicevi tu, effettivamente la quantità di zombie è enorme, quindi se tu vai in un punto elevato vedrai una distesa notevole della mappa con centinaia di zombie contemporanei, ciascuno caratterizzato in un modo diverso, ciascuno con la propria intelligenza artificiale. Sarà bello poter trovare, una delle caratteristiche di Dead Rising è quella che sia dei piccoli MacGyver fondamentalmente, qualsiasi che cosa che trovi in giro può diventare un'arma, quindi puoi combinare armi diverse o addirittura veicoli diversi per poter cercare di scappare il più possibile da questa città. Anche in Dead Rising c'è una funzionalità importante di Smart Glass che comunica col telefono o col tablet, quindi il vostro telefono diventerà attraverso Smart Glass il telefono del protagonista. Quindi tu potrai chattare, tra virgolette, mandare messaggi agli altri protagonisti, vedere, lanciare il strike, trovare, ci saranno anche degli obiettivi, chiaramente non degli achievement, ma delle missioni secondarie che ti permetteranno di usare Smart Glass, quindi sarà proprio come avere uno strumento in più in città per muoversi, per trovare armi e quant'altro. Bene, direi che insomma tanta roba anche qui. Tanta roba, sì. A chiudere, diciamo, la line-up first party, sì, abbiamo ormai una saga conosciutissima che è arrivata, sì, al quinto capitolo. Gli amanti dei motori, sì, non sicuramente la conoscono molto bene, ma insomma abbiamo visto che anche con il quinto capitolo della saga Thor10 è riuscita a stupire un'altra volta, se vogliamo metterla così, perché Forza anche in questo caso da vedere è qualcosa di veramente bello. Per quello che ho in dubbio rispetto a Rise. Non abbiamo solo i titoli first party, però come ben saprai ci sono anche tanti titoli terze, sì, parti che usciranno con la console. Ecco, in questo senso tu da giocatore più che altro, sì, sei soddisfatto insomma di tutto quello che Microsoft e Xbox One riusciranno a offrire ai giocatori sin dal primo giorno della console? Assolutamente, copriamo qualsiasi tipo di genere di gioco, se vuoi giocare alle macchine, non ci sono molte console di nuova generazione dove puoi giocare a un gioco di simulazione, noi ce l'abbiamo. Vuoi giocare a un action game? Ce l'abbiamo. Vuoi giocare a un FPS? Ce l'abbiamo. Vuoi giocare agli zombie? Ce l'abbiamo. Quindi la line-up è bella, interessante, divertente. Poi, come ha detto anche Vito probabilmente prima, con Xbox Live si espande ulteriormente le capacità della console e del gioco, introducendo da Smart Glass alla cloud a N nuove funzionalità che per esempio abbiamo in Forza, si declina col Drivatar, che poi se vuoi ne parliamo, mm-hmm, e in altri giochi potrebbero arrivare a delle sorprese interessanti, anche considerando che il Kinect stavolta non è più un accessorio ma è un elemento fondamentale della console, quindi io sto giocando con dei sensori davanti allo schermo e non so se tu hai mai giocato, quando giochi a un FPS, suoniamo Dalo, mm-hmm, sono preso dal gioco, a un certo punto mi giro e magari qualcuno mi sta razzettando, viene istintivo fare così per schivarlo, ma se io ho il Kinect, vuoi vedere che magari qualche gioco integra la funzionalità di schivare un colpo anche in un gioco hardcore? O magari se giocate a Call of Duty, quante volte si arriva dietro un muro e per cercare di guardare dietro non fa così, il pixel non si sposta, però tu tendi a far così, allora magari in un futuro
Kinect verranno sfruttate queste funzionalità. Quindi non consideriamo Kinect come un accessorio per i casual gamer, consideriamo Kinect come un accessorio, una funzionalità in più che l'Xbox One può dare anche nei giochi hardcore. Già adesso Dead Rising 3, per esempio, sfrutta il Kinect, in particolare nel Kinect ci sono 4 microfoni, 4 perché come nei telefoni permettono di tagliare i rumori di fondo, quindi se tu entri in modalità stealth dentro una stanza, ci sono degli zombie nella stanza e non ti viene, tu dici, ehi zombie, loro ti sentono, si girano e ti attaccano. Certo, poi se arriva tua mamma, tua sorella, tua fidanzata e dice a tavola, e dice momento sbagliato, i zombie attaccano, però si possono. Hanno fame anche loro, però comunque si possono settare i livelli del microfono perché ciò non accade. Quindi la cosa bella che mi aspetto di Xbox One è la lineup, ma anche quello che può offrire Xbox One in termini di features, di caratteristiche, soprattutto per il multiplayer, soprattutto per Xbox Live. Un'altra domanda molto interessante che mi piace porti riguarda il fatto che ci saranno molti giochi cross generation, quindi sì, sia su 360 che su One. Ecco, come pensate appunto di rapportarvi al giocatore in questo senso, ovvero per spiegare il perché bisognerebbe passare Xbox One e non rimanere magari su 360? Qui non è facile dal nostro punto di vista, perché effettivamente quando io entro in negozio vedo Xbox 360 e Xbox One che magari hanno lo stesso gioco, FIFA 14, perché io dovrei scegliere FIFA su Xbox One piuttosto che su Xbox 360? Non sarà facile dal nostro punto di vista andare a comunicare esattamente le differenze per ogni singolo gioco che sarà magari cross-platform. Per esempio in FIFA, se noi giochiamo a FIFA su Xbox 360, la simulazione fisica calcolata dalla console su Xbox 360 è sul giocatore che porta la palla e sull'avversario che viene esattamente sul giocatore che porta la palla. Su Xbox One la simulazione fisica viene calcolata su tutti i 22 giocatori. Questo già dà una differenza netta tra la 360 e la One, dove da una parte ho una simulazione reale di una partita con 22 persone che corrono un campo simulati, quindi se io sono a lato, corro sulla fascia e faccio un cross, anche al centro, se magari tira la gomitata il difensore attaccante, anche quella è una simulazione fisica. Su 360 non c'è questa differenza, ma non solo su 360, diciamo tra la generazione corrente e la nuova generazione, quindi il salto computazionale, quindi il salto che c'è di calcolo tra la nuova generazione e quella che arriverà il 22 di novembre ci permette di aumentare la simulazione da 2 persone a 22, questo dà l'idea del salto che ci può essere. Prima di addentrarci un attimo sul futuro, sì, perché ovviamente il presente è la lineup di lancio, c'è anche un futuro con tanti titoli che insomma, come citavi Titanfall, usciranno più avanti. Sì. Volevo entrare un attimo nel dettaglio, visto che tu l'hai accennato, delle modalità di Forza 5, perché sì, mi sembra che ci sia qualche cosa di particolare anche per questo titolo. Ah, Forza 5, innanzitutto devo fare uno spot, è il gioco più premiato di guida, più premiato dalla critica negli ultimi 10 anni. Quindi è un franchise famoso, è un gioco di simulazione. In Xbox One vuole essere un'esperienza di guida cinematografica dove posso guidare le macchine più belle del mondo nei circuiti più famosi al mondo. Come sfrutta Forza Motorsport 5 Xbox Live? Se siete collegati a Xbox Live, quindi a internet, e voi state guidando, Xbox guarda come guidate, guarda dove tagli la curva, dove freni, come ti comporti nel traffico, nel bene o nel male. Ti profila, fa una specie di avatar, che chiamiamo Drivatar, prende questo Drivatar, lo mette su Xbox Live e quindi quando tu non sarai online, questo tuo Drivatar potrà giocare con le tue stesse caratteristiche di guida al tuo posto contro i tuoi amici. Ribaltando la situazione, cosa vuol dire? Vuol dire che se io sto giocando da solo e non ho amici online in questo momento, potrò giocare contro il loro Drivatar, che non sarà più un avversario dall'intelligenza artificiale magari che si muove in maniera scoordinata, ma sarà proprio con un comportamento tra virgolette umano. Quindi cerchiamo di superare l'intelligenza artificiale, quindi grazie alla potenza di Xbox Live e grazie a questi Drivatar potrò avere avversari da un comportamento umano contro cui combattere. Naturalmente ci sarà modalità comunque multiplayer, potrò giocare contro avversari, ma nel caso in cui ho questi Drivatar. Questo dà un po' un'idea di come Forza voglia sfruttare Xbox Live. Una sorta di multiplayer o multiplayer? Perfetto. Come dicevi prima, però c'è anche tanto lavoro che vedremo nel corso dei prossimi mesi, sì, non in termini magari più immediati. Citavi Titanfall,
sempre parlando da giocatore a giocatore, insomma, come vedi anche il futuro a livello di software? Allora, Titanfall ho avuto la fortuna di provarlo. È un gioco... io sono un giocatore di Halo, quindi da anni e anni e anni. Questo gioco mi ricorda come gameplay, questo, perché ci sono jetpack, c'è questa specie di parkour dove uno può saltare da un muro all'altro, c'è questo doppio gioco dove si è sia fanteria sia mech. È un gioco che mi aspetto possa fare la differenza, che mi aspetto possa creare una scelta nel momento in cui scelgo questo gioco anche di piattaforma. È un gioco multiplayer dove spero, e sono un giocatore molto più che multiplayer, quindi spero che farà anche la differenza nei giocatori, e dove sarà bello divertirsi, creare tornei e sfidarsi su questo tipo di gioco. Lo stiamo aspettando con impazienza, non ci sarà chiaramente solo questo in arrivo. Xbox One vuole essere una piattaforma pronta per il futuro, proprio perché fornisce tutta una serie di tecnologie che abbiamo messo a disposizione degli sviluppatori, come il server dedicato, Xbox Live e il Kinect e tante altre cose, che possono essere sempre più sfruttate per creare giochi che possano sorprendere il giocatore. Per esempio, il Kinect vede il battito cardiaco della persona attraverso l'infrarosso e la telecamera ottica. Mette assieme queste due informazioni, dal colore della pelle percepisce il tuo battito cardiaco. Quindi, in un gioco hardcore gamer, supponiamo che la console sa più o meno se tu hai la pulsazione che sale o che scende, e stiamo giocando un gioco magari di tensione e ti devo far spaventare, lo faccio nel momento giusto. Quindi, perché nel momento giusto esce il mostro, tac, ti spaventa, e allora insomma, diventa divertente. Ultima domanda sugli accessori, invece. Sì. Visto che ti occupi anche di questo. C'è stato un po' di confusione su cosa sarà supportato e cosa non sarà supportato nel passaggio da Xbox 360 e Xbox One, e invece cosa sarà a livello proprio di accessorio fisico da poter comprare al lancio della console. Allora, è vero sulla parte che ancora noi in alcune informazioni ci mancano, perché durante il lancio c'è sempre qualche cosa da sistemare. Xbox 360 e Xbox One sono due mondi diversi, nel senso che attualmente i giochi che vanno su Xbox 360 andranno su 360 e quelli di One su One, e così vale anche per gli accessori. Al lancio di Xbox One avremo il controller, il Play and Charge, il controller più Play and Charge e probabilmente la cuffia, che è già inclusa all'interno della scatola. Non posso dire di più attualmente sugli accessori, però questa è la line-up nostra dei nostri accessori. Però per la prima volta Microsoft ha già al lancio accessori di terze parti, quindi se andate anche sul sito Microsoft troverete il volante da Thrustmaster, brandizzato Ferrari, troverete le cuffie Turtle Beach e anche altri accessori, quindi andate anche sul sito xbox.com per vedere insomma quello che... Ultimissima cosa, giusto per chiudere, da giocatore a giocatore, questa possibilità della Day One Edition dei giochi e della console ha fatto tanto tra i giocatori hardcore. Sei d'accordo? Sì. Contiamo che uno, perché deve comprare la console a Day One? Perché devo comprare un gioco a Day One? Perché a Day One ho delle caratteristiche importanti, quindi dall'achievement al controller al gioco, magari insomma ci sono delle cose che invito i giocatori ad andare in negozio a scoprire per il Day One. Perfetto. Noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso, è stato molto divertente e molto interessante chiacchierare di videogiochi con te. Noi ragazzi vi salutiamo e vi invitiamo a continuare a seguirci per scoprire sempre di più nel dettaglio quali saranno le caratteristiche dei giochi che usciranno al lancio. Per oggi è tutto, ciao a tutti. Ciao. E alla prossima.